riceve passeggeri low cost che quindi hanno, acquistano anche il servizio aerei autospendenti con voi pur servendosi di un servizio aereo a tariffe scacciate? Assolutamente sì, quanto bene o male diciamo i nostri reparti di ricevimento spesso magari interloquiscono con gli aeroporti o con le stesse compagnie per i problemi di magari cambio del biglietto perché diciamo si è perso anche il bagaglio o succede, quindi ci sono queste sicuramente queste informazioni che ci dimostrano che sicuramente il passeggero low cost utilizza ampiamente l'albergo come modello di ospitalità. Sicuramente diciamo la nostra spina del fianco Airbnb è un altro concorrente temibile. Purtroppo quello che manca ancora sono dei dati certi di questi flussi e quindi in effetti in tavoli in comune che abbiamo per esempio con il signor Capobianco in Camera di Commercio stiamo cercando di costruire un qualche modello che ci permetta di verificare tra gli arrivi negli aeroporti quanto poi rimane nel nostro territorio, Milano in particolare ma la Lombardia in generale, quindi trovare un modello statistico che ci permetta di recuperare informazioni anche per poi fare delle azioni di marketing mirate per verificare se c'è un mercato che in questo momento va o non va, per capire se diciamo, c'è qualche destinazione, come diceva prima il Presidente Mogliano, point to point da cercare di conquistare, perché effettivamente, soprattutto quando a Milano o in Lombardia ci sono eventi tipo il Salone del Mobile o convegni, congressi importanti, se il visitatore che viene per questi eventi deve fare il giro dell'Europa per arrivare a Milano perché dal suo paese non ha il volo diretto, è sicuramente una difficoltà, un biglietto da visita difficile che soprattutto nelle gare, per esempio sul turismo congressuale che reputiamo sia ancora un settore che possa dare grandissimi risultati in futuro, soprattutto su Milano, è un problema. Diciamo, quindi il riuscire a identificare e a portare questi collegamenti point to point in città sono fondamentali.